Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati con Shelly Squad Buster, nuova skin di questo nuovo gioco, ispirata a questo nuovo gioco. Adesso tra un attimo ve la faccio rivedere perché merita veramente tanto, e in questo video vediamo anche come ottenerla. Infatti dopo la notizia del lancio globale di Squad Buster, il 29 di maggio Squad Buster uscirà globalmente, ci sono state un po' di novità legate non solo a Brawl Stars ma a tutto il mondo Supercell. Ovviamente ragazzi vi ricordo che c'è un canale dedicato completamente a Squad Buster che è Secondo Ferre, il link è in descrizione sotto al Linktree o anche dentro il Linktree dove trovate tantissimi link utili, vi lascio la grafica qua di fianco come sempre. Allora non perdiamoci in chiacchiere, mentre lasciate un bel like vado subito in campo di prova per farvi rivedere Shelly Squad Buster e per provare insieme a voi ovviamente anche la mutazione, che non ricordo se tra una cosa e l'altra l'abbiamo vista. Comunque questo è il suo corpo base, è molto simile al funzionamento di Piper, se ve la ricordate anche lei sparava un doppio colpo. Capite bene che da vicino questa Shelly fa un praticamente 6k tranquillamente. Andiamo magari vicino a un robottone così si capisce meglio. Ok, pam pam, sono 6k di danno, non ha senso. Ovviamente il colpo è ispirato a quelle girandole del logo di Squad Buster e in generale questa è la sua super, ragazzi, con delle stelline. Insomma, lei è molto bella, come tutte le skin di Shelly, dai, sono tutte bellissime. È gigantesca, c'ha la coda dei capelli che mi ricorda l'evoluzione di Vulpix. Come si chiamava? Ninetales, una roba del genere. Per chi gioca a Pokémon penso di aver appena storpiato malissimo un nome, mi dispiace tantissimo. E poi, vabbè, con Shelly si può sempre fare questa cosa qua che io adoro tantissimo, spammare le ulti. Oltretutto, dopo una serie di sneak peek dove non ho mostrato animazioni della sconfitta, e l'avevo detto che non avrei mostrato l'animazione della sconfitta, in tantissimi hanno detto: Ferre, mostra l'animazione della sconfitta. Quindi eccomi qua, vi mostro l'animazione della sconfitta di questo brawler, ma proprio perché me l'avete chiesto in tantissimi. E qua vi chiedo, tra l'altro, ditemelo nei commenti, per i prossimi sneak peek delle skin, rivolete l'animazione di sconfitta? Ve la faccio, non c'è problema. Però avevo visto nell'ultimo update che ragazzi non stavano più facendo grosse animazioni. Questa è l'animazione di Shelly. Per carità, non è così brutta, però devo dire che secondo me Brawl Stars, anzi non secondo me, dichiaratamente Brawl Stars ha perso molto sulle animazioni di sconfitta di Brawler. A detta loro, perché l'animazione di sconfitta non è un momento che deve essere così celebrativo e in effetti non ha senso mettere un'animazione così sgargiante, diciamo così. Però vabbè, insomma, era sicuramente un qualcosa di apprezzabile. E comunque, ovviamente, beggino esclusivo Squad Buster, sezione dedicata nel catalogo, ha il suo pin, ha il suo avatar e ha il suo spray. C'è anche questo pin ulteriore che già fa sorgere delle domande. Come si ottiene? Beh, vi spiego tutto. Infatti adesso eravamo sulla versione sviluppatore del gioco, ci spostiamo sulla versione normale. Ah, vi ricordo che questa skin sarà mitica, ok? Cioè che dovrebbe costare 200 gemme, no, ve lo dico perché in realtà vi spiego come ottenerla gratis. Ed eccoci infatti sulla versione normale di Brawl Stars, con questa bellissima skin che non è decisamente a tema Squad Buster. A meno che voi non abbiate gli occhi completamente foderati di prosciutto, penso che avrete notato questo nuovo tastino in basso a destra, ovvero il tasto nuovo gioco, che tra l'altro era stato censurato nei Brawl Talk. Se andate a vedere i vecchi Brawl, cioè il vecchio Brawl Talk, nel momento in cui si vede la lobby, in due momenti del Brawl Talk, questo tasto presenta una censura, quindi non ce lo volevano spoilerare, ma già nel Brawl Talk era palese che c'era l'intenzione di lanciare Squad Buster. Bene, andiamo a cliccare qua, ragazzi. Babam! Squad Buster lancio globale. Effettua subito la preregistrazione, ok? O meglio, qua dice il preordine. E sblocca una ricompensa gratis su Brawl Stars. Io altro che preordine, l'ho già scaricato in anteprima. Vi ricordo anche che il come scaricarlo è su Secondo Ferre, il link del canale ve lo ripeto in descrizione. Comunque qua pigiando vi mando all'App Store, perché io sto giocando a un dispositivo Apple. Se siete da Android avrete il tasto Android. Poco più sotto c'è una cosa molto interessante. C'è una sorta di challenge, ok, che copre non solo Brawl ma tutti i giochi Supercell, ci arriviamo, e che a ogni tot di milioni di preregistrazioni, ok, dà un premio. Ok, a 1 milione di preregistrazioni, che abbiamo già raggiunto giusto per la cronaca, ci sarà uno star drop casuale. Ok, a 5 milioni di preregistrazioni ci sarà il pin che vi mostravo poco fa, che sembrerebbe rappresentare Paola. Tutti dicono questa cosa, potrebbe essere il primo gioco Supercell che contiene un community manager. Questa roba qua è fighissima, anche se in teoria già Brawl Stars con Frank, che è ispirato a Frank e altre varie easter egg, presenta già in realtà degli sviluppatori. Ma qua proprio abbiamo veramente il personaggio quasi ispirato a Paola, in questo caso, va bene. E poi abbiamo
10 star drop casuali, ok? Al raggiungimento di non si sa quanti milioni di registrazioni. E poi la skin di Shelly al raggiungimento anche lì di chissà quanti milioni di registrazioni. Io la tocco piano e vi dico che secondo me un 10 milioni ci vorranno tutti. Poi potete fare il vostro condividendolo con gli amici, come sto facendo io, lo sto condividendo con gli amici con questo video. Andatevi a preregistrare e boostate il più possibile questa cosa. Anche perché quelli che vi ho appena mostrato sono solamente i premi che ci saranno su Brawl Stars. Questo infatti è il lancio di un gioco Supercell, che è un evento che non avviene da anni, ragazzi. L'ultimo gioco lanciato è stato Brawl Stars ed è stato lanciato proprio nel 2019, anzi 2018 in teoria, fine 2018. Quindi 2019, 20, 21, 22, 23, 24 sono 6 anni che non esce un gioco Supercell. Allora, sono stato interrotto dalla regia che mi dice che il pin del secondo pin di queste ricompense non è Paola. Allora, io lo chiedo voi nei commenti. Secondo voi è Paola? Perché per chi si ricorda, nella prima beta del gioco, il personaggio in questione aveva un volto scuro. Aveva un volto misterioso. Adesso Paola è stata spostata come community manager e quel personaggio si è trasformato in questa ragazza con i capelli palesemente come i suoi. Questa è la mia impressione, ovviamente. Non ci sta scritto da nessuna parte. Però chiedo la vostra nei commenti. È stata solo la mia impressione o l'avete pensato anche voi? A me sembra proprio lei, però potrei sbagliarmi, chiaramente. Detto ciò, comunque sia, vi faccio vedere al volo quelli che sono i premi sugli altri giochi Supercell. Allora, partiamo da, vabbè, una vecchia gloria, Clash of Clans. Questo, ragazzi, è un ostacolo con una cassetta, due gemme, e da questo ostacolo escono tutti uno sopra l'altro vari personaggi di Squadbuster. Poi invece abbiamo questo personaggio con gli occhiali rotondi e il cappello bianco. È una skin per Boom Beach, ok? Quindi anche qua al raggiungimento di tot pre-registrazione avrete un premio su Clans, un premio su Boom Beach. Poi abbiamo questo pin di questo piccolo re che piange ed è ovviamente per Clash Royale. Ci sarà l'emote per Clash Royale e questa di nuovo esclusiva. E poi ci sta questa bella decorazione direttamente da Heyday. Quindi questi sono i 4 premi che si otterranno sugli altri 4 giochi. E anzi addirittura da Boom Beach ci stanno 2 skin, perché ci sta anche quest'altra skin di penso che sia Eevee, quello con la mitragliatrice, tipo con degli occhiali da sole che fa il Chad. Ok, quindi ve lo dico nel caso in cui giocaste anche altri titoli Supercell, che avrete premi un po' dappertutto con sta cosa. Vi faccio vedere anche, ragazzi, che le ricompense sono ovviamente già cominciate a uscire, perché il milione di preregistrazioni si è raggiunto. E prendetevela molto chill, perché ci saranno 40 giorni, da quello che c'è scritto qua, per poterle riscuotere. Quindi insomma più di un mese avete tutto il tempo, ok? Come c'è tutto il tempo insomma per scaricare Squadbuster, o meglio preregistrarsi. E quindi insomma i milioni e milioni di preregistrazioni che si vuole puntare a raggiungere arriveranno con calma, ragazzi. Non è che ci metteremo un giorno o due a sbloccare Shelly, quindi questa cosa ne riparleremo nei prossimi video. Però attenzione, perché se sfruttate questa cosa prenderete questa mega skin gratis. Se non la sfruttate poi vi costerà 200 gemme, quindi insomma sarà una skin parecchio parecchio costosa. Comunque nel frattempo rapido salto anche su Squadbuster, sezione notizie, e vi faccio vedere che anche qua, ragazzi, ci sono dei premi che si ottengono man mano. C'è appunto dell'oro, un personaggio, delle casse, insomma ci sono un po' di robette. Se facciamo su più info, in teoria scorrendo più in basso, ok, qua c'è scritto tutto quello che vi dicevo dei giochi Supercell. E tra le varie cose dicono che i premi non verranno dati subito, ma verranno dati poi alla fine, quando ci sarà effettivamente il lancio del gioco, in modo che tutti i player, anche quelli nuovi che scaricheranno il gioco il giorno effettivo del lancio, potranno prendere questi premi in questione, insomma. Tra l'altro, se andiamo sul sito invece ufficiale di Squadbuster, anche qua c'è ovviamente l'annuncio del lancio globale, ci sono tutti i vari premi divisi per giochi. Guardate che figata di animazione che hanno fatto qua, effettivamente si vede tutto bene, perché ci sono ovviamente molti altri premi di cui non vi ho parlato. Qua c'è un capricapo, insomma ci sono parecchie robette che insomma... Ah, c'è anche una super skin del re di Squadbuster, bello. Ah, ci sono un botto di robe anche su Royale. Cioè ci sono delle robe di cui non avevo neanche parlato. Su Royale c'è anche addirittura, se ho visto bene, la torre. Sì, ci sono le torri, bello, bellissimo. E tra l'altro, già che siamo su questo sito, vi ricordo, ragazzi, che a ore, probabilmente quando vedete questo video sarà già attivo, partiranno le votazioni per event.brawlstars.com, per poter vedere le varie finali mensili, ok? Mi raccomando. In un secondo fate un login col vostro Supercell ID e, ragazzi,
avete tutto quanto a vostra disposizione. Ripeto, qua i sondaggi no, non ci sono ancora da fare, ma ho realizzato un video su cosa votare e come fare a vincere tutto quanto. Il video è questo qua, andatelo a recuperare, ve lo lascio anche in descrizione. E ovviamente ragazzi, questo video dovrebbe uscire poco prima, questo pomeriggio alle 13.30 sarò in live con PRD per dei finali mensili europee. E vedremo un sacco di scontri competitivi, molto molto bello ragazzi, come spettacolo, non perdetevelo. L'ultima volta avete spaccato tutto, c'è stato il record di spettatori del canale, è palese che questo sia l'evento del mese, quindi non potete mancare, mi raccomando. Anche perché se avete aperto questo video per una skin gratis, questa roba qua vi ricordo che vi fa vincere altrettante cose gratis. Infatti ci stanno, non so se hanno già aggiornato, sì, 9 star drop più il pin della stagione Ragnarok, quella che stiamo giocando adesso effettivamente. Ma non è finita, infatti vi lascio qua in sovraimpressione in questo momento questo short pubblicato sul canale di Squadbuster, se non sbaglio, dove ci stanno tutta una serie di ricompense e che sono quelle che abbiamo visto fino adesso, sono 4 per ogni gioco, ma in realtà in questo video viene mostrata una quinta ricompensa con un punto interrogativo proprio su Squadbuster, quindi ci sarà un'ulteriore ricompensa che però ragazzi non ci è dato sapere, sarà sicuramente qualcosa di speciale, quindi insomma noi ci aggiorniamo sicuramente sul discorso di Squadbuster. Da oggi con le varie news dei video andiamo anche a tenere monitorata la questione delle preregistrazioni, perché ci arriverà la skin gratis. Quindi con questo è tutto, noi ci becchiamo molto molto presto, un salutone e ciao ragazzi!